Sicurezza e gli strumenti necessari per le aziende per convivere con la pandemia da coronavirus. È stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il bando della Camera di Commercio di Firenze. La Camera di Commercio ha cercato di stare sempre costantemente al fianco delle imprese con interventi mirati e specifici. Adesso siamo in una fase particolare per le imprese in cui occorre riconquistare la fiducia, siamo in una fase di ripartenza, ma la Camera di Commercio ancora una volta, diciamo, mette a disposizione delle imprese della città metropolitana delle risorse specificamente mirate a questa ripartenza. Una ripartenza che deve essere effettiva, ma deve essere anche gestita in sicurezza, come dicevo prima, affinché, diciamo, la fiducia dei soggetti sia completa e piena. Il bando Ripartiamo in sicurezza prevede contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese dell'area metropolitana fiorentina. Sono ammesse spese per servizi di consulenza e per la formazione del personale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Oltre a ciò, per l'acquisto di dispositivi di sicurezza anti-Covid, macchinari per la sanificazione, interventi di igienizzazione, mascherine, spese per test sierologici e tamponi, strumenti per il controllo del Green Pass. Abbiamo ancora delle risorse su questo bando, Ripartiamo per l'appunto in sicurezza, dove sono previsti moltissimi interventi. È un bando molto flessibile, anche perché l'importo minimo di spese da parte delle imprese ammonta a 500 euro, a partire spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio del 2021, per un massimale di importo concesso fino a 2.000 euro. Le azioni sono varie e riguardano appunto tutto l'ambito della sicurezza, quindi la formazione ai lavoratori in materia di sicurezza, l'aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio per la sicurezza. Abbiamo interventi, diciamo, anche per modifiche strutturali all'interno delle aziende, diciamo, per consentire il pieno e totale svolgimento delle attività con quegli accorgimenti che appunto le disposizioni normative richiedono. E ancora la formazione in tema di sicurezza per i lavoratori. Quindi noi suggeriamo alle imprese di approfittarne proprio perché è importante, diciamo, che la Camera le accompagni e le accompagni anche in un percorso di fiducia, in modo particolare appunto nei giorni a venire, in questo periodo che ci aspetta e che vogliamo che sia un periodo bello e, diciamo, anche proficuo dal punto di vista economico. Ultimo appuntamento formativo gratuito per le imprenditrici. Lunedì 13 dicembre dalle 14:30 alle 16:30 rendere l'impresa performante in collaborazione con Confesercenti. Si affronteranno le criticità per l'impresa e le tipologie di risposte, percorsi formativi e agenzia del lavoro. Per ricevere le credenziali del collegamento iscriversi al link dedicato. Maggiori informazioni sull'agenda del sito della Camera di Commercio di Firenze. Le tecnologie digitali stanno cambiando il settore agri-food, coinvolgendo vari livelli della filiera e supportando nuovi modelli di business. Se ne parla in uno webinar gratuito, Digitale Agri-Food, organizzato dal punto Impresa Digitale per giovedì 16 dicembre dalle 10 alle 12, a cui è possibile partecipare sia in presenza che in streaming. Info e iscrizioni sull'agenda del sito della Camera di Commercio di Firenze. Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del concorso nazionale Ercole Olivario 2022. Possono partecipare tutti i produttori con almeno 10 ettolitri di lotto omogeneo. Ciascuna azienda può partecipare con due oli, un olio DOP e un olio extravergine. Le iscrizioni si chiuderanno il 16 gennaio 2022. Maggiori informazioni e modulistica per l'iscrizione sul sito www.ercoleolivario.it. Scopri tutte le altre novità su www.fi.camcom.gov.it.